ancora due italiani detenuti all'estero, stavolta in Gambia. Sandro De Simone, comandante, e Massimo Liberati, direttore di macchina del peschereccio Idra Q, sono rinchiusi dal 2 marzo scorso nel carcere Two Mile di Banjul, la capitale del Gambia, in Africa occidentale. Un penitenziario descritto da Amnesty International come una sorta di lager. La conferma viene dal console onorario italiano, che ha incontrato i due reclusi lo scorso 5 marzo. Sono costretti in due celle diverse di 3 metri per 4, insieme ad altri 15 detenuti, senza letti né bagni e pare anche senza cibo. Non sono in condizioni accettabili né fisicamente né mentalmente, ha detto il diplomatico. Ma di cosa sono accusati? Di aver utilizzato per l'attività di pesca una rete con maglie di 68 mm, anziché i 70 consentiti, 2 mm che gli sono valsi la galera. La società per cui lavorano, Little Fish di Martinsicuro, in Abruzzo, contesta questa vicenda, ricordando come non esistano in commercio reti da 68 mm. Le maglie regolari si sarebbero ristrette restando esposte al sole tropicale. La Farnesina sta seguendo la vicenda e oggi il vice ambasciatore italiano in Senegal, competente anche per il Gambia, sarà a Banjul per sbloccare la situazione. I due marinai sono stati condannati a un mese di detenzione. L'obiettivo è ottenere almeno una riduzione della pena e condizioni igieniche migliori. In quelle in cui si trovano è più che legittima l'ansia dei familiari che temono per la loro vita.